Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di Collasso Italia. Ecco, faremo brevemente una serie di riflessioni sul futuro migratorio in Africa e sugli impatti che indubbiamente andranno a colpire la penisola italica, che ne è prospiciante. Quindi il link per andare ad espandere questi temi li trovate sia in una mia bloggata di presentazione, in sostanza, della playlist Guerra del cambiamento climatico, quanto come appendice di un ebook Alba di Odissea. Entrambi i link li trovate praticamente in descrizione. Non perdiamo tempo e andiamo subito a ragionare a bomba di questi temi. Il mio vecchio atlante geografico De Agostini del 1979 riporta una densità di popolazione in Africa di 14 persone per chilometro quadrato, con un totale di popolazione di 429.2 milioni di persone per 30.2 milioni di chilometri quadrati. Ossia, oggi praticamente siamo a circa 1,2 miliardi di persone, quindi la densità di popolazione geografica è stimabile a 1,2 miliardi diviso 30.2 milioni di chilometri quadrati, circa 39.7 persone per chilometro quadrato. Quindi la densità geografica per abitante dal 1979 al 2018 è più che raddoppiata. 14 infatti è minore di 39.7, mentre i processi di desertificazione, che erano già in atto nel 1970, hanno continuato ad espandersi e lo faranno anche in futuro. Il Sahara è di circa 9 milioni di chilometri quadrati, il Kalahari invece è 930.000 chilometri quadrati. Ecco, sul momento, quando ho scrissi questa introduzione, non mi era riuscito di trovare le stime puntuali di quanto fosse grande l'area della savana secca in Africa, ma un documento di Annie Scuola diceva che appunto le savane nel mondo sono circa il 10% della superficie del pianeta. Quindi io sono andato a stimare l'area della savana secca come percentuale appunto dei 30.2 milioni di chilometri quadrati, 3 milioni di chilometri quadrati. L'area vivibile in Africa nel 1970 era di circa 17.27 milioni di chilometri quadrati, con una densità di abitanti per 429 milioni di persone, che diviso 17.27 milioni di quadrati portava a 24.9 persone per chilometro quadrato. Oggi, quindi nel 2018, l'area vivibile in Africa era certamente inferiore ai 17.27 milioni di chilometri quadrati, dato che i deserti stavano espandendo ad un ritmo di circa il 10% in un secolo. Supponendo un ratio costante di espansione desertica dal 1979 al 2018, altro che 2019, si va a stimare un'espansione di circa il 4% di aree desertiche in Africa e altrettanto traslazione dalla savana secca. Quindi oggi l'area vivibile in Africa è probabilmente qualcosa che si avvicina a 15.824 milioni di chilometri quadrati, quindi con una densità di abitanti per 1,2 miliardi di persone per 15.8 milioni di chilometri quadrati si trova 76 abitanti per chilometro quadrato. Ecco, la densità per abitanti in Africa è triplicata, 76 infatti è maggiore di 24.9. Ecco, nel 2050 io andrei a stimare questi dati. Supponendo una desertificazione a ratio costante più 10% per secolo, ecco, ma il valore, attenzione, potrebbe essere ottimistico, dato che i processi di cambiamento climatico hanno dinamiche non lineari. Quindi lo spazio vitale in Africa si contrarrebbe, se si andasse a stimare con una proiezione lineare, di circa un 3,1% in meno, ossia circa un meno 6% conteggiando appunto anche la transazione dalla savana secca, quindi per traslazione. Quindi l'area vivibile in Africa sarebbe pari appunto 15.82 milioni di chilometri quadrati. Ci togliamo praticamente il 6%, arriviamo a 14.852 milioni di chilometri quadrati. Densità per abitante in zona vivibile
sarebbe quindi di circa 161,59 persone per chilometro quadrato, quindi ossia 2,4 miliardi diviso i 14,852 milioni di chilometri quadrati. Rapidamente quindi a video potete vedere la cartina degli impatti dei cambiamenti climatici, almeno una parte per quanto riguarda l'espansione dei deserti. Il Sahara si espande verso nord e va a colpire e espandersi nell'area mediterranea, che diventerà un sasso desertico, e si espande anche verso il basso, trasformando quindi la savana secca in deserto. La savana secca va a incidere praticamente, a traslarsi, migra verso sud e verso la zona delle foreste praticamente equatoriali. La riduzione, diciamo, dei terreni fertili quindi è evidente. Con la crescita della popolazione in Africa si dovrà andare a tagliare le foreste praticamente equatoriali, con ulteriore accelerazione dei danni da impattamento climatico e l'aumento dell'accelerazione praticamente del deserto e della savanizzazione. Questo fenomeno accade sia al nord quanto al sud. Infatti il Kalahari si espande verso sud e verso nord, con la relativa, diciamo, savana secca che va verso praticamente nord quanto verso sud, andando a logorare le aree vivibili. Assieme a questo abbiamo shock idrici per quanto riguarda tutto il bacino del Nilo e tutta la parte dell'Africa diciamo orientale. Nella parte però orientale, sulla costa, avremo, diciamo, l'impatto di cicloni, e anche i cicloni impatti che andranno a colpire praticamente nella zona per quanto riguarda dell'Africa nord occidentale, quindi praticamente Marocco e, diciamo, nella parte diciamo occidentale del nord, dove non tutto sarà proprio negativo, perché certo i cicloni andranno praticamente a devastare sostanzialmente tutto quello che sta sulla costa, ma porteranno anche un po' cadute di acqua, e quindi magari nell'entroterra avremo delle zone un po' più verdi. Il resto praticamente dell'Africa è destinato a diventare praticamente un forte impatto del cambiamento del clima, con una grossa pesante, diciamo, presenza dell'uomo. Nicchie e habitat andranno a essere complessi, animali praticamente nicchie, diciamo animali selvatici entreranno in competizione diretta con praticamente la popolazione umana, una marea di morti praticamente per quanto riguarda di animali selvaggi, che però per un brevissimo periodo, per un brevissimo periodo potranno risultare essere una facile procacciamento di proteine diciamo da animali morti. E indubbiamente poi avremo, diciamo, una serie di traslazioni, diciamo, di habitat, compressione di habitat, traslazione di habitat, scomparsa di habitat, morte di habitat con relativi animali, biodiversità e quant'altro, appunto derivante proprio da questa traslazione e impatti del cambiamento climatico. E quindi, con un'enorme popolazione in Africa, indubbiamente avremo grosse ripercussioni in termini bellici quanto di migrazione. Sarebbe quindi di circa 161,59 persone per chilometro quadrato, ossia 2,4 miliardi diviso i 14,852 milioni di chilometri quadrati. Il mio atlante geografico Di Agostini nel 1979 riporta che negli anni 1970 in Europa, esclusa l'Unione Sovietica, c'era una densità per abitante di 63 persone per chilometro quadrato, mentre in Italia nel 1979 c'era una densità per abitante di 186 persone per chilometro quadrato. Ecco, a me pare evidente che 161,59 persone per chilometro quadrato nel 2050 in Africa siano decisamente troppe, dato che per il cambiamento climatico, appunto, provocherà shock idrici, cali delle rese agricole, uragani sulla costa ovest-est dell'Africa. La foresta equatoriale, oltre ad essere logorata dal climate change per avanzamento nei deserti, sarà tagliata per recuperare zone da coltivare a causa dell'avanzata del deserto, savana secca, comportando un peggioramento dei danni dal cambiamento climatico. Criterio della densità della popolazione: se nel 1970 in Europa c'era una densità per abitante di 63 persone per chilometro quadrato, in una fascia climatica temperata, la migliore per la vita sulla Terra,
con un uso del territorio, abitazioni, strade, coltivazioni, riserve naturali, eccetera. Ecco, l'Europa, che era un paese del primo mondo negli anni 70, ad alta capacità tecnologica, non era però autosufficiente in modo alimentare, infatti importava granaglie dal Nord America. Ecco, è logico ritenere che in Africa nel 2050, in una fascia climatica tropicale equatoriale, piagata dal cambiamento climatico, con una densità per abitanti di 162 persone, il continente africano non permetterà l'autonomia in termini alimentari. Se ad esempio nel 2050 gli africani fossero stati solo 900 milioni invece che 2,4 miliardi, la densità per abitante sarebbe stata molto diversa in Africa, all'incirca circa 60 abitanti per chilometro quadrato, minore dei 76 dell'attuale livello di densità di popolazione. Ecco, un'Africa piegata dai cambiamenti climatici con 900 milioni di persone, ecco, lo capisce anche uno scemo, sarebbe stata un'Africa totalmente diversa dall'Africa piegata dai cambiamenti climatici con 2,4 miliardi di persone nel 2050. Criterio chilocalorico, pardon. Il fabbisogno minimo in chilocalorie, escludendo la distinzione uomo-donna-bambino, escludendo la sedentarietà, movimento, lavoro pesante, tralasciando la questione delle proteine, vitamine e sali minerali, è di 2500 calorie per 3 litri d'acqua al giorno. Questi sono i fabbisogni giornalieri pro capite in zone molto calde. 2,4 milioni di persone equivalgono a questo numero spropositato di chilocalorie, 6,10 per 10 elevato alla dodicesima chilocalorie totali al giorno, 7,2 miliardi di litri d'acqua al giorno da bere, escludendo il problema ovviamente di lavarsi, abbeverare gli animali, irrigare le coltivazioni, usi industriali e eventualmente dell'acqua. Supponendo che nel 2050 l'Africa abbia una resa media di 3,2 tonnellate per ettaro, con una distribuzione della superficie abitabile in 50% ad uso agricolo e 50% ad uso non agricolo, ossia aree facenti parte dell'insieme dell'area vivibile in Africa, ma non usata per agricoltura, ossia foreste equatoriali, miniere, fiumi, città, metropoli, montagne in generale, ecco, tutte quelle aree non desertiche, non savane secche, non aree soggette a coltivazione. Quindi 14.852 milioni di chilometri quadrati, 50%, troviamo praticamente 7.426 milioni di chilometri quadrati, equivalgono a 742.6 milioni di ettari. Con una resa ipotetica di 3,2 tonnellate per ettaro, troviamo praticamente una produzione di 2,38 miliardi di tonnellate di produzione annua, ossia pari a 6,51 milioni di tonnellate al giorno di cereali da poter consumare per poter 2,4 miliardi di persone, che diventerebbero approssimativamente circa 2,71 kg di cereali al giorno pro capite. Tenendo presente però un consumo cerealicolo del circa 85% per zootecnica e circa un 70% quello della produzione mondiale usata per allevamenti, una media di 77.5% destinati ad usi zootecnici, i 2,71 kg pro capite di cereali in realtà diventano 610 grammi di cereali a testa al giorno, perché gli altri appunto vengono dati per l'allevamento. Ecco, con una media di 330 kcal per grammo ci sarebbe un apporto calorico di 2013 kcal, quindi mancherebbero un 20% di chilocalorie appunto necessarie giornaliere ai 2,4 miliardi di africani, appunto 2013 calorie contro i 2500, quindi siamo in un gap di intorno al 20%. C'è però un problema riguardo a questo conto, il problema è il calo delle rese agricole. Ecco, la dilatazione dei deserti, come avete già visto, come vi ho già detto, gli shock idrici, cambi non reversibili di clima, modifica non reversibile degli alisei, tifoni e uragani, riduzione degli stock di acqua dolce, sono tutte mutabili che impatteranno su un calo delle rese agricole in Africa, che al momento non sono predicibili, ecco, ma di certo non si può supporre rese per ettaro costanti oppure crescenti
o addirittura superiore a 3,2 tonnellate per ettaro, che già questo valore è alquanto implausibile. Poi c'è il problema delle mutabili delle filiere in Africa. Ecco, tale mutabile non esiste in Europa, dove ci sono enormi stabilimenti di allevamento di pollami, mucche in gabbia a terra e quant'altro. Ecco, in luoghi sicuri, in luoghi che non subiscono perdite di produttività. In Africa infatti ci sono leoni, iene, leopardi, ghepardi, coccodrilli, e con la traslazione della savana ci saranno anche migrazioni di animali e la compressione e lo shock delle nicchie ecologiche delle specie vegetali ed animali, contestuali disboscamenti della foresta equatoriale per quindi riduzione di biodiversità, morte della flora e fauna delle foreste equatoriali, per cavarne appunto nuove aree coltivabili a causa dell'avanzata del deserto e della savana secca. La morte di varie specie di animali potrebbe essere all'inizio, appunto come si è già detto, per breve tempo una proficua fonte di proteine, ma per le specie cacciatrici, iene, come abbiamo visto, fiere e diciamo ed umani stanziali o nomadi, ecco, queste resterebbero appunto senza cibo e in competizione con attacchi e cali di produttività negli allevamenti appunto di polli, mucche e quant'altro allevate in gabbia o a terra o diciamo in allevamenti, perché appunto le fiere di leoni, iene, leopardi, ghepardi, coccodrilli e quindi tutte le fiere che sono presenti in Africa, con traslazione dei relativi habitat, andrebbero praticamente ad attaccare queste zone di allevamento. C'è poi il problema della mutabile del consumo dell'acqua, ecco, per consumi umani, potabile, sanitari, per uso industriale, per uso agricolo. E nel bacino del Lino, con le due dighe costruite a monte del bacino di Assuan, che costruiscono il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, c'è già oggi un grosso problema geopolitico, la cui detonazione in guerra è stata per adesso rinviata, ma nei decenni a venire o in un futuro imminente è probabile appunto che esploderanno guerre, perché tutti i dati climatologici indicano un cambio, un calo delle piogge nel bacino del Nilo e dei grandi laghi. I ghiacciai ad esempio del Kilimanjaro si è già sciolto dell'82%. C'è poi il problema enorme dell'import cinese del cibo prodotto in Africa. Il land grabbing e l'import cinese andrà a creare ulteriori problemi alimentari in Africa. Se ad esempio un terzo oppure la metà della produzione cerealicola africana se ne andasse in Cina, allora quei 2,7 kg di cereale al giorno pro capite muterebbero in 1,8 kg o 1,3 kg pro capite quotidiani, con un impatto ulteriormente più pesante, perché si scenderebbe appunto a 1336 calorie contro le 2500 kilocalorie necessarie. Quindi praticamente avremo un calo praticamente che del circa tra il 46 e il 60% in termini di chilocalorie al giorno per i 2,4 miliardi di africani. Ecco, questa stima supporta in pieno la valutazione di una propensione migratoria africana di circa 1 su 2 africani. Ovviamente, ecco, i fabbisogni calorici sono stime grossolane. Inoltre occorre ricordare che sono dati medi. Questo vuol dire che ci saranno paesi africani dove si morirà di fame e di sete. In altri paesi africani si potrà sopravvivere con fatica. È probabile che esista una piccola fetta di nazioni africane dove la sopravvivenza sarà meno difficile delle altre nazioni africane, ma il tenore di vita non sarà simile a quello europeo. C'è poi il problema delle imbecillità delle elite europee. Ecco, se a questo processo di migrazione già endemico in Africa aggiungiamo l'imbecillità delle elite europee, illuminate da luce nera di Satana, ecco, che le imbecillità delle elite europee illuminate dalla luce nera di Satana vanno ad incentivare la migrazione subsahariana, stanziando e spendendo spese correnti europee per migranti economici e migranti climatici, ecco, piuttosto che investire in un tardivo programma di controllo demografico in Africa, o perlomeno in un tardivo programma di controllo demografico nei paesi africani più popolosi. Ecco, se appunto le elite europee illuminate da luce di Satana andranno a incentivare la migrazione subsahariana stanziando risorse e quindi per l'accoglienza di migranti economici e migranti climatici, allora tutti gli africani avranno chiaro il concetto che per risolvere tutti i loro problemi
regionali, basterà agli africani immigrare tutti in Europa, accelerando il processo di detonazione e di collasso di Tunisia, Libia, Egitto. C'è poi il problema delle regioni geopolitiche della nascita di Cartago. Ecco, quelle regioni geopolitiche io ho già evidenziate intorno a Tunisia, Libia e Egitto esploderanno per la pressione migratoria subsahariana. Qui vi invito, se siete interessati a espandere questo tema, andare a approfondire la tematica nel podcast www.climatechangewords.tk. Il link lo trovate nella descrizione di questo file. C'è poi il problema dei politici italiani ladri stupidi. Appunto, un secondo processo che accelera la detonazione di tutto questo casino in Africa è la questione del grosso debito pubblico italiano, che gli italiani non vogliono ripagare e nemmeno gli europei vogliono ripagare. Ecco, questo enorme fardello del debito pubblico italiano è usato attualmente strumentalmente mai da decenni, se non da, proprio da più di 15 anni, quasi anzi da progettato, si è iniziato dal 1999, ecco, con la legge sulla protezione umanitaria. Ecco, si utilizza appunto il fardello del debito pubblico italiano come una leva strumentale per tutto l'arco, utilizzato da tutto l'arco politico italiano per legarlo all'endemica migrazione africana. Gli italiani vogliono imporre ai fratelli europei la condivisione del debito pubblico italiano, offrendo però la chiusura delle frontiere italiche. La condivisione con gli europei del debito pubblico italiano è però rigettata, giustamente, da tutti gli stati europei. Quindi i partiti politici italiani, da sinistra a destra, attaccano l'Europa con l'apertura delle frontiere italiche sull'Africa. E questo spiega appunto tutto il modello del business dell'Africa Ferries, congiunto anche con la strategia di rigenerazione di Soros. Ecco, questo stupido atteggiamento italico blocca la trasformazione della Confederazione Europea, UE, a Federazione Europea, USE, con la nascita appunto di una difesa continentale in Europa, USE Army, USE Nave, USE Air Force, ed un'unica politica estera europea, andando a favorire quindi gli europei del nord, che invece hanno interesse ad usare l'Italia come un paese cuscinetto di fronte al rischio delle guerre, delle nuove guerre puniche provenienti dall'Africa. Ma siccome in Italia tutti i partiti politici italiani sono furbi e si sono alleati con Soros, ecco, si sono praticamente suicidati, suicidando anche tutti noi che stiamo qui in Italia. C'è poi il problema della Cina ed India, che bloccheranno le delocalizzazioni industriali in Africa. Ecco, l'India, ma soprattutto la Cina, non accetteranno mai delocalizzazioni industriali in Africa, così come il primo mondo vide nel XX secolo una crescente delocalizzazione di svariate attività industriali a basso valore aggiunto spostate nel secondo mondo. Queste attività, che adesso sono in Cina e in India, poi è possibile che possano finire, diciamo, spostate in Africa, ma è possibile che Cina e India considerino queste politiche di delocalizzazione da India e Cina verso l'Africa come attacchi alla sovranità dei due paesi. Per quanto India e Cina possono essere considerati rivali in Asia, in quanto due nazioni ad altissima popolazione, ecco, è possibile che India e Cina, entrambe le nazioni, non accetteranno nessuna delocalizzazione industriale in Africa. Andando a reagire sia con una serie di politiche interne di alleanze in India e in Cina, quanto una serie di influssi per quanto riguarda in Africa. C'è poi il problema della scarsità del mondo composto da nazioni. Ecco, in un contesto di scarsità indotto da sovrappopolazione e danni al cambiamento climatico, ogni nazione penserà per sé, ed il collasso di una nazione renderà più grande la fetta disponibile di risorse per le altre nazioni sopravvissute, una logica di gioco a somma zero, appunto, in cui dominerà tutti i rapporti internazionali. C'è poi il problema degli utili idioti portatori d'acqua al pozzo di Satana. Ecco, la moltiplicazione dei pani e dei pesci non è un processo di produzione brevettabile. Comprare un solo panino ed un unico paio di scarpe non è che andrà a risolvere i problemi di 2,4 miliardi di persone nel 2050 in Africa.
Quindi continuare oggi a proporre ideologicamente il delirio di andate e moltiplicatevi in un mondo già sovrappopolato vuol dire perorare la costruzione di contesti mondiali che saranno insolubili per gli europei e condurranno a guerre con morte e distruzione.